Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo detto un po' di tempo fa, inizio agosto se non ricordo male, nel video con cui sono tornata dalla mia pausa estiva, volevo cercare di introdurre l'argomento sostenibilità ambientale ed ecologia all'interno del mio canale e non c'è niente di meglio che parlarvi di come essere più sostenibili e quindi avere uno stile di vita più eco-friendly anche in viaggio. In questo video, per l'appunto, vi darò alcuni consigli per viaggiare in maniera più sostenibile possibile, quindi ridurre il vostro impatto ambientale quando si viaggia. Il primo consiglio è quello di utilizzare creme solare eco-friendly quando si vuole fare un bagno al mare. In particolare, controllate che la vostra crema solare non contenga ossibenzene, perché è molto dannoso per il sistema marino, in particolare per la barriera corallina. Quindi cercate di scegliere delle creme solari che siano sostenibili. Secondo consiglio, utilizzate una borraccia. In questo modo vale anche per la vita di tutti i giorni, eviterete di consumare grandi quantità di plastica, di bottigliette di plastica che vanno a finire negli oceani o nelle discariche ad accumularsi. Terzo consiglio, muovetevi con autobus e treni. Queste due tipologie di trasporti hanno infatti un impatto molto minore rispetto agli aerei e anche rispetto all'auto. E a proposito di auto, se proprio non potete farne a meno e volete noleggiare un'auto, noleggiatela ibrida oppure elettrica. Se invece non avete grandi possibilità a livello di giorni di ferie, cercate di prediligere delle mete vicino a casa piuttosto che viaggi più lontani. L'ideale sarebbe quella di fare una gita fuori porta, magari una bella escursione in bici, che è assolutamente il top a livello di sostenibilità ambientale. Sesto consiglio, quando siete in hotel, evitate di sprecare energia elettrica. In quasi tutti gli hotel ormai c'è un sistema automatico di spegnimento delle luci una volta che si estrae la carta dal suo supporto, ma nel caso non ci sia, ricordatevi di spegnere le luci una volta che uscite dalla stanza e tenete l'aria condizionata al minimo, in ogni caso spegnetela se non siete nella stanza. Sempre rimanendo in hotel, in più vi dico che non è il caso di utilizzare i bagnoschiuma, quelli monodose che appunto trovate nei bagni degli hotel. Appunto, è assolutamente sconsigliato aprirle perché vengono cambiate ogni volta che arriva un nuovo visitatore, quindi se le lasciate chiuse non verranno cambiate ed eviterete il circolo vizioso della produzione di nuova plastica, appunto usa e getta sostanzialmente. Se invece fate più notti in un hotel, non vi servirà avere la biancheria pulita sul letto o gli asciugamani puliti ogni giorno. Il consiglio è quello di usare o il cartello non disturbare, ma molti hotel utilizzano la politica che gli asciugamani che sono per terra vengono cambiati mentre non quelli che sono appesi e in alcuni posti potete lasciare una targhetta sul letto, in modo tale da far capire alle persone che effettuano le pulizie se volete o meno il cambio delle lenzuola. E per evitare appunto tutti questi sprechi, il consiglio successivo è quello, quando è possibile, di dormire da amici o parenti, cosa che renderà il vostro soggiorno decisamente più interessante e divertente. Decimo consiglio, acquistate prodotti locali. In questo modo contribuirai a ridurre non solo le emissioni legate al trasporto delle merci, ma sosterrai anche l'economia locale, appunto, del territorio che stai visitando. Undicesimo consiglio, segui i sentieri. In particolare questo ovviamente è rivolto a chi fa trekking, perché uscendo dai sentieri rischiate di danneggiare l'ambiente circostante. Al numero 12 c'è un modo di dire che viene spesso usato, che è prendi solo ricordi, lascia solo impronte. Quando visitate un posto, a maggior ragione se è un posto, un ambiente naturale, magari anche incontaminato, cercate di portare a casa soltanto ricordi, quindi magari qualche fotografia, ma assolutamente non andate a strappare piante, eccetera. E soprattutto evitate di lasciare tracce evidenti del vostro passaggio, soprattutto i rifiuti. Tredicesimo consiglio, quando viaggiate in hotel, scegliete degli hotel ecosostenibili. Date appunto un'occhiata se gli hotel che scegliete attuano delle politiche che rispettano la natura e l'ambiente.
Prima di partire, poi cercate sempre di controllare a casa che sia tutto spento e tutto staccato dalla corrente, non solo perché consuma, ma in caso di temporale rischiate che vi salti o che vi si bruci qualche elettrodomestico. Tornando al modo di viaggiare, se proprio dovete prendere un aereo, cercate dei voli diretti, quindi senza scali, e quando viaggiate cercate di viaggiare in economy. Questo perché in economy le persone sono un pochino più strette, un pochino più vicine, Covid permettendo. In questo modo più passeggeri ci sono su un aereo, meno aerei avranno bisogno di volare, quindi ci sarà un risparmio da un punto di vista delle emissioni. Altro consiglio per chi viaggia in natura, che forse è un pochino controverso come consiglio, non lavatevi con il sapone in natura. Questo perché anche una piccolissima dose di sapone va a danneggiare l'ecosistema e appunto a inquinare corsi d'acqua e falde acquifere. Quando fate delle escursioni di più giorni, cercate comunque magari di ogni 2 o 3 giorni di raggiungere delle tappe con dei servizi igienici o comunque attrezzate per questo scopo. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante e utile. Nel caso lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale per appunto rimanere aggiornati sui nuovi video. In particolare vi consiglio di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche altro consiglio per viaggiare in maniera sostenibile ed eco-friendly, lasciatelo in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!